Consideriamo questo problema, che in realtà avevamo già presentato un paio di lezioni fa. Consideriamo due serbatoi che riterremo sostanzialmente a livello invariabile, contenenti un certo liquido caratterizzato dalla sua densità ρ e dalla sua viscosità μ. Okay? Questi due serbatoi sono collegati attraverso una condotta di una certa lunghezza, un assegnato diametro, certe caratteristiche di scabrizza caratterizzabili a mezzo di uno specifico valore di epsilon. Ora, ragazzi, sulla caratterizzazione di epsilon ovviamente c'è ancora una parolina da dire, in quanto è chiaro che la epsilon non è una grandezza che è possibile misurare direttamente, ma può essere misurata solamente attraverso quelli che sono i suoi effetti, cioè quello che è il suo contributo alla resistenza al moto. Sul testo, come sul manuale e quant'altro, trovate delle indicazioni sui valori di epsilon con i quali è possibile caratterizzare pareti di specifici materiali. Tuttavia, osservando l'abaco di Moody, che lascio per questo proiettato lì, osservate come variazioni di un ordine di grandezza della epsilon, dell'epsilon su d, no? Notate, per esempio, da 0.0002 a 0.02 comportino variazioni, per esempio in tubo scabro, variazioni del lambda molto più contenute. Osservate che passando da 0.0002 a 0.002 nel caso di tubo scabro, passate da un lambda 0.015 a un lambda 0.025. Quindi avete una variazione della epsilon di un ordine di grandezza, avete una variazione assai più modesta dell'ordine di un 60% di quello che è il valore del lambda. Quindi osservate come tutto sommato a noi non serva in maniera stretta valutare il valore esatto di epsilon, ma piuttosto conoscerne l'ordine di grandezza. Per questo risultano utili le tabelle che trovate sul testo, sui manuali e quant'altro, che vi danno almeno un'idea, un ordine di grandezza di quello che è il valore di epsilon e quindi poi della epsilon su d, da utilizzare nell'abaco di Moody oppure nelle formule che abbiamo visto. Pertanto abbiamo deciso di che materiale è fatta la nostra condotta e pertanto in qualche modo caratterizziamo anche il suo epsilon. Ora, esiste un dislivello fra questi due serbatoi. Poiché esiste un dislivello fra questi due serbatoi, ovviamente il carico nel serbatoio A è maggiore al carico idraulico del serbatoio B. E pertanto, se applichiamo il teorema di Bernoulli generalizzato fra il serbatoio A e il serbatoio B, possiamo scrivere che H con A è uguale ad H con B più le dissipazioni, il delta H che deve essere dissipato. Bene, ovviamente questo delta H dissipato è la somma delle perdite di carico continue e delle perdite di carico localizzate. Pertanto possiamo ancora scrivere che HA meno HB, che è la quantità che io conosco in generale, che è il dislivello, che è quel dislivello delta fra i due serbatoi, è pari alla somma delle perdite di carico continue e delle perdite di carico localizzate. Ora, le perdite di carico continue vengono espresse a mezzo della formula di Darcy-Weisbach. Questo tratto è un tratto al quale io modo uniforme, no? A parte i fenomeni di Bocco e quant'altro, quindi è un tratto che posso caratterizzare a mezzo di un'unica J. Quindi scrivo J moltiplicato L più le perdite di carico localizzate, che vengono scritte attraverso la formula di Bodda.
quindi scrivo la sommatoria di x con y per v al quadrato fratto 2g. Ok? Ora, le perdite di carico continue vengono necessitano della scrittura della J a mezzo della formula di Ratzi-Weisbach. Quindi scriverò che delta è uguale a lambda su D di quadra su 2G per L più le perdite di carico localizzate che vengono espresse come coefficienti di Bonda per V quadro su 2G. Qua abbiamo un imbocco a spigolo vivo e uno sbocco che sono caratterizzati da coefficienti di Bonda rispettivamente 0,5 e 1, come abbiamo detto qualche lezione fa. Pertanto scrivo direttamente più 1,5 di quadro su 2G. Pertanto posso andare a riprendere la mia espressione. Posso andare a scrivere qualcosa del genere. Posso scrivere pertanto che delta è uguale a lambda su D per L più 1,5 di quadro su 2G. Dove ovviamente ho una serie di incognite, in quanto dati del mio problema debbono essere delta, il dislivello delta, le caratteristiche geometriche della mia tubazione, le caratteristiche del fluido e quant'altro. Le incognite qua sono la velocità V, ma anche ovviamente l'indice di resistenza lambda. Pertanto questa espressione contiene dentro di sé due incognite, sia la velocità sia lambda. Tuttavia, io so che lambda è una funzione del numero di Reynolds e di epsilon su D. Essendo il numero di Reynolds, alla fine una funzione della velocità. Ci siamo? Allora, in realtà, io in questo problema ho di fatto due equazioni in due incognite, perché in questa equazione compaiono due incognite, la V e la lambda, ma la lambda e la V sono legate anche da questa relazione formale, che poi può essere caratterizzata a mezzo dell'abaco di Moody oppure la formula delle formule rispettivamente per il moto laminare e per il moto turbolento. Ci siamo? Quindi dal punto di vista operativo io posso in questo modo risolvere il problema. Perché? Perché risolvendo il sistema di queste due equazioni io contemporaneamente posso determinare la velocità media di portata e l'indice di resistenza. È chiaro che poi, data la velocità media di portata, io immediatamente determino la portata come il prodotto della velocità media riportata per la sezione. Chiaro? Bene, ma come faccio a risolvere operativamente questo sistema? Perché il problema è che questa espressione, in questa espressione compaiono delta e V, e in questa espressione lambda è funzione della stessa V, qua compaiono lambda e V, e in questa espressione lambda è funzione della stessa V. Per risolvere il problema si può procedere in maniera iterativa. Una maniera per esempio è questa: assegniamo una velocità di primo tentativo, quindi assegniamo un valore V star alla velocità. Dico che la mia velocità ha un certo valore V star, esempio un metro al secondo. Assolutamente a casaccio. Per inciso vedremo, facendo i calcoli, che
il particolare valore dal quale parto non influenza di tanto i calcoli che vado a fare. Anzi, vedremo che il metodo è molto rapidamente convergente e poi capiremo anche perché. Se assegno B uguale a B star, ecco, facciamo così, chiamiamo queste relazioni 1 e 2. Attraverso la relazione 2 io posso determinare un valore di lambda. Che però chiameremo lambda star. Come si fa? Assegnato il valore di velocità, vado qua dentro e mi calcolo il numero di Reynolds. Calcolato il numero di Reynolds, lo metto qua dentro e mi calcolo lambda. Come faccio? Una maniera, per esempio, potrebbe essere questa. Ho assegnato V star, calcolo il numero di Reynolds star, ho la mia y su D, vado sull'abaco di Moody a determinare quello che è l'indice di resistenza corrispondente. Esempio, per il valore, ho un valore dell'epsilon su D che è pari a 0.0002, no? Quello corrispondente a questa curva. Ho calcolato un V star, ho assegnato un V star pari a 1/2 secondo che mi porta a un numero di Reynolds di primo tentativo pari a 1 milione. Ok? Prendo 1 milione, prendo 0.0002, incrocio questa curva con 1 milione, ottengo un valore di lambda star che è caratterizzato da questo punto, quindi un valore di poco inferiore a 0.015, ok? In questo caso prendo il mio lambda star e lo sostituisco nell'espressione 1. A questo punto l'espressione 1 contiene una sola incognita, la velocità, che pertanto posso determinare. Questo valore di velocità, permettetemi di chiamarlo V doppio star. Perché? Perché questo è il valore di velocità che avrei se lambda fosse pari a V star, a quella determinata valore di V star. Ora ci sono due possibilità. O questo V star star è uguale al valore V star oppure è diverso. Ovviamente nell'ambito di una certa tolleranza che posso stabilire. Per esempio decido che voglio valutare la mia velocità con un'approssimazione di 1 cm al secondo, 1 mm al secondo, 10 a meno 7 metri al secondo. Lo scegliete voi, ovviamente in base a quella che è l'applicazione tecnica che dovete sviluppare, quindi dall'accuratezza con la quale dovete conoscere la velocità e quindi poi la portata. Adesso, se V star star è uguale a V star, cioè io al primo tentativo ho imbroccato, ho trovato la velocità giusta, ok, questo è il mio valore di velocità. Altrimenti prendete questo V star star e lo mettete al posto di V star. Cioè cosa fate? Siete partiti con 1 metro al secondo, fate il conto e viene fuori 7 metri al secondo. A questo punto fate un secondo giro mettendo qua 7 metri al secondo. Calcolate un nuovo valore di lambda star e procedete in questa maniera iterativamente fin tanto che in due passate non trovate lo stesso valore di velocità, fin tanto che il valore che calcolate dalla 1 non è uguale al valore di tentativo con il quale siete partiti nel corso di iterazione. Il metodo che vi propongo è molto rapidamente convergente. Perché? Perché vi rendete conto che la variabilità del lambda col numero di Reynolds è molto lenta, è molto graduale. Guardate che, ragazzi, questo asse è logaritmico, fate 10^4, 10^5, 10^6, 10^7, fissate la vostra attenzione su una qualsiasi di quelle curve, perché l'epsilon su D l'avete assegnato. Se fissate la vostra attenzione su una qualsiasi di quelle curve, vi rendete conto immediatamente che la variazione del lambda per valori, ecco, guardate questa curva, quella per 0.002,
osservate che il lambda varia da valori di poco inferiore a 0.05 per il numero di Reynolds 4000 fino a valori dell'ordine 0.25 per il numero di Reynolds pari a 10 alla 8. Ok? Quindi sta da 10 alla 3 a 10 alla 8 la vostra variazione è da 0.05 a 0.025. Quindi vi rendete conto che il de lambda in de Reynolds no, è molto piccolo, è modesto, soprattutto se andate verso la regione di moto assolutamente turbolento. Pertanto in questa situazione osservate come non appena riuscite a cogliere quello che è l'ordine di grandezza e il numero di Reynolds, cogliete immediatamente in maniera abbastanza accurata il valore della lambda e pertanto riuscite ad andare rapidamente a convergenza. Posso garantire, poi magari facciamo qualche applicazione, ma faremo qualche applicazione numerica su questo, vi posso garantire che nel giro di 3, 4, 5 iterazioni al massimo il metodo è sempre convergente, questo calcolo è sempre convergente, convergete sempre con un numero di cifre ragionevole a quella che è la vostra soluzione. Ora, e quindi potete effettuare il vostro calcolo di verifica relativo alla vostra condotta. Ora c'è da dire che ovviamente per la valutazione lambda è possibile adottare differenti soluzioni. Una soluzione che possiamo adottare è chiaramente quella legata all'utilizzo dell'abaco di Moody, come vi ho appena fatto vedere, ma dal punto di vista delle applicazioni pratiche in molte situazioni può risultare più semplice, più opportuno ricorrere all'uso delle formule analitiche che abbiamo visto. Pertanto, anche perché diciamo gli abachi, come sapete, sono nati in momenti nei quali non avevamo a disposizione gli strumenti di calcolo che abbiamo a disposizione oggi, l'abaco di Moody, come altri abachi di questo tipo, ci danno comunque una comprensione, un'applicazione fisica, una comprensione maggiore di quello che stiamo facendo, ma poi dal punto di vista operativo risulta molto più semplice utilizzare una formula analitica. Pertanto la Colebrook e White, perché di norma ragioneremo perturbazioni che saranno in modo turbolento, ovviamente questo lo dovete verificare, ma questo lo potete verificare immediatamente, perché se assegnate un valore di velocità e calcolare il corrispondente numero di Reynolds, voi vedete che questo numero di Reynolds è da moto laminare o da moto turbolento e pertanto sceglierete la formula analitica corrispondente, lambda uguale a 64 diviso il numero di Reynolds in moto laminare, oppure la Colebrook e White o le sue approssimazioni in moto turbolento. Nel caso del moto turbolento, il mio suggerimento è sempre quello di usare una formula approssimante piuttosto che usare la Colebrook e White, perché in generale vi consente di avere risultati di qualità altrettanto buona risparmiando dei calcoli. Quindi per esempio vi suggerisco di utilizzare la formula di Swan e Jane per fare questo calcolo. Quindi dal punto di vista operativo, se io volessi fare questo calcolo utilizzando la formula di Swan e Jane, sostanzialmente cosa dovrei fare qua? Dovrei associare alla 1 la formula di Swan e Jane, questa espressione 2 diventa la formula di Swan e Jane. Ovviamente vi suggerisco sempre di risolvere il sistema che viene fuori in maniera iterativa, perché non è possibile risolverlo per sostituzione e in maniera analitica, perché risulta molto più complicato. Come ho detto, la soluzione iterativa con la struttura che vi ho proposto risulta in generale essere molto rapida e quindi in generale va a consentirvi l'effettuazione di calcoli in maniera estremamente rapida e accurata quanto si vuole. Okay. Bene, adesso detto questo, visto che ovviamente sapete vuol dire anche saper fare, vi suggerisco di provare a risolvere in maniera numerica il problema che vi ho proposto. In che cosa consiste quindi la cosa? Assegniamo dei dati a questo problema.
assegniamo il dislivello fra i due serbatoi pari a un metro, assegniamo la lunghezza della tubazione pari a 40 metri, assegniamo il diametro della tubazione pari a 200 mm, assegniamo il rapporto Musuro, cioè la mia viscosità cinematica, pari a 10 a meno 6 metri quadrati al secondo, quindi sto parlando di acqua, no? Ho messo la viscosità cinematica dell'acqua. Abbiamo una tubazione in acciaio, in buono stato di conservazione, tubazione in acciaio in buono stato di conservazione, per la quale se andate a cercare di caratterizzare la Y sulle tabelle che trovate presentemente sul test e quant'altro, trovate valori suggeriti della Y dell'ordine di 0,1 mm, cioè centinaia di micron, no? Come valore che mi dà l'ordine di grandezza della Y. Bene, con questi dati vogliamo andare a risolvere il nostro problema di verifica. Per problema di verifica in generale intendiamo un problema nel quale abbiamo il nostro sistema, è stato progettato il nostro sistema, abbiamo il progetto di questa condotta, vogliamo calcolare la portata che defluirà in questa condotta, quindi vogliamo controllare come funzionerà questa condotta, come funzionerà il sistema che abbiamo progettato. Questo vuol dire problema di verifica. Beh, il mio problema è determinare la portata. Bene, il mio suggerimento è quello di organizzare i calcoli in una forma tabellare, vale a dire assegniamo un valore di vistato in metri al secondo, calcoleremo un valore corrispondente di Reynolds Star, quale unità di misura è la del numero di Reynolds? Calcolato il numero di Reynolds Star attraverso quella che genericamente ho indicato come espressione 2, quindi per esempio attraverso la formula di Swami G, andiamo a calcolarci lambda star. Mi scrivo attraverso l'espressione 2, no? Qual è la dimensione di lambda? Qui. Sono le 4 di pomeriggio. È la dimensione delle 2. Benissimo. Calcolata la 2, possiamo mettere tutto nell'espressione 1 che abbiamo sopra e quindi determinare la B, ovviamente quella immediata esplicitarla, no? Quindi vi calcolate una B, dico B star star in metri al secondo attraverso l'espressione 1. Bene, partiamo con un valore della B star. B star è pari per esempio a un metro al secondo. Decido che voglio determinare il valore della velocità, poi calcolerò anche la portata ovviamente moltiplicando per la frizione. Decido che voglio calcolare il valore della velocità con due cifre dopo la virgola, quindi fino ai centimetri al secondo. A partire da questa calcolo il corrispondente numero di Reynolds. Il numero di Reynolds è Rho per B per D diviso mu. Ovviamente vi ricordo che per l'acqua questo equivale a scrivere B per D per un milione, ok? Io per quello ho messo 1, perché così scrivo 1 per punto 2 per un milione fa 200.000. Oh, ragazzi, la mia Y su D invece è uguale a 0,1 diviso 200. Ovviamente scrivo entrambi in millimetri, così tanto c'ho la stessa cosa. Quindi il mio valore di epsilon è pari a 0,1 diviso 200. 0,1 diviso 200 ovviamente è pari a 0,05 per 10 a meno 2, cioè 0,0005. Questo è il mio valore della Y su D.
ok? Dato il valore di epsilon, lo divido per il diametro. Ci sta? No, fuori da casa non ci sta. Però è compreso fra queste due curve. Ok? Ovviamente posso, se voglio usare la valore di nudi, faccio interpolazione. Se voglio usare la formula Swam, me lo calcolo direttamente. Adesso, poiché io in questo momento sto alla lavagna, e mi è più semplice guardare sull'abaco di nudi piuttosto che fare il calcolo, guardo l'abaco di nudi, voi in parallelo lo farete con la calcolatrice. Allora, abbiamo visto che il numero di Reynolds è 200.000, quindi 2 per 10 alla quinta, eccolo qua, vedete, siamo in questa verticale. Bene, il mio valore, la mia curva è compresa fra queste due. Andiamo a intersecarle. Allora ragazzi, viene un valore che è circa 0.023, ok? Sono stato un po' grossolano, voi sarete più precisi. Bene, a questo punto andiamo nell'espressione 1, possiamo determinare la B. Ragazzi, ovviamente dall'espressione 1 è immediato determinarci la B. Perché guardate che succede, ovviamente invertendo la 1 ottengo V uguale alla radice quadrata, ovviamente mi prendo solo il valore positivo, no, questa è il risultato più o meno, ma è chiaro che quando solo il valore positivo, di 2C delta diviso lambda su V L più 1.5. Allora, prendete questa espressione, sostituiteci, delta pari a 1 metro, L pari a 40 metri, D pari a 0,2 metri, otteniamo un valore della velocità. Otteniamo un valore della velocità. Otteniamo il valore della velocità, lo mettiamo in questa colonna. Controlliamo pertanto questo valore della velocità rispetto a quello di partenza. Se questo valore è uguale, ovviamente ci fermiamo. Al primo tentativo è chiaro che ben difficilmente il valore è stato uguale. Allora prendiamo il valore che ci è venuto fuori e lo mettiamo nella prima colonna. Ok. E ripetiamo fin tanto che i valori di velocità calcolati dalla prima e dall'ultima colonna non risulti uguali col numero di cifre che vogliamo assegnare. Quindi a questo punto andiamo a vedere come funziona questo calcolo iterativo. Abbiamo detto che siamo arrivati a determinare il nostro lambda star, a questo punto possiamo determinare il nostro b doppio star attraverso l'espressione 1 che qui sono andato un attimo a riscrivere. Facciamo il calcolo insieme, così ci rendiamo conto. Nel caso particolare, andando a sostituire il dettaglio dei valori, troviamo 2 per 9,81 per 1 diviso 0.023 diviso 0.2 per 40 più 1.5. Che mi dà al numeratore 2 per 9,81 fa circa 20, vabbè, facciamo un conto approssimato. Al numeratore abbiamo circa 20, al denominatore abbiamo 0.023 diviso 0.2 che fa circa un decimo, 40 per un decimo fa 4, più 1.5 fa 5.5. Questo rapporto pertanto è pari a circa 4, pertanto 20 diviso 5 è circa 4, per cui la radice quadrata è circa 2. Quanto è esattamente il valore? 1,78 metri al secondo. Allora, siamo partiti da un valore di 1 metro al secondo, siamo arrivati a un valore di 1,78.
Prima domanda. Vistare e vistazzare sono uguali? No. Allora, prendiamo questo nuovo valore, pari a 1.78, e ripetiamo il calcolo. Ovviamente il nuovo valore di 1.78 darà luogo a un differente valore del numero di Reynolds Star. Facciamo 1.78 per 0.2 per 1 milione. Quanto fa? Sarà 350.000. Per 0,2 per 1 milione 356.000, come dicevo, circa 350.000. Bene, adesso prendiamo questo nuovo Reynolds Star pari a 356.000 e incrociamolo sempre con la curva epsilon su 2 uguale a 0.0005. Questa nostra curva, abbiamo il valore 350.000, sta qui rispetto a questa curva, otteniamo un valore che è circa 0.019. Quindi un po' diverso da quello di prima. Ripetiamo il calcolo che abbiamo fatto prima, ma sostituendo 0.019 a 0.023. Quindi scriviamo 2/981 per 1 diviso 0.019 diviso 0.2 per 40 più 1,5. Come? 1,92. Bene, 1,92 uguale a 1,78? No, però osserviamo che i due valori sono più vicini. Adesso prendiamo 1,92. Calcoliamo il corrispondente numero di Reynolds. Adesso sarà circa 380.000, no? 384.000. Bene, se andiamo di nuovo sull'abaco di Moody, probabilmente, ecco, troveremo un numero, anzi, facciamolo. Beh, approssimativamente è ancora 0.019 o qualcosa del genere. Ovviamente lo potete calcolare in maniera più accurata. Beh, è chiaro che se qua li metto 0.019, che cosa ritrovo? Ritrovo il mio valore di 1.92, potete rifare i calcoli, vi renderete conto che a questo punto il metodo è arrivato a convergenza. In realtà l'indice di resistenza che ho calcolato qui, che ho determinato qui utilizzando l'abaco di Moody, potrebbe, anzi, di norma vi suggerisco di calcolarlo a mezzo, per esempio, l'approssimazione sulla Mejean, anche perché vi consente di essere più veloci nello sviluppare i calcoli senza usare l'abaco di Moody, magari anche di essere un pochino più accurati senza necessità di effettuare interpolazioni sull'abaco, che fra l'altro dovrebbero essere interpolazioni logaritmiche. Tenete conto che io qui ho fatto delle interpolazioni in maniera assolutamente grossolana. Ovviamente avrei dovuto fare le situazioni logaritmiche sull'abaco per essere più accurato, ma in ogni caso arriviamo abbastanza rapidamente a convergenza. Tenete conto che 3-4 iterazioni è un numero ragionevole. Ovviamente, determinata la velocità, posso immediatamente determinare anche la portata che definisce nella linea di condotta. Vi faccio notare che la rapidità della convergenza di questo calcolo è poco dipendente da quello che è il punto di innesco, il punto di inizio. Io sono partito con un metro al secondo perché
non avevo alcuna idea su quella che poteva essere la velocità, ma vi suggerisco di provare a innescare il calcolo con magari due valori della velocità molto diversi. Per esempio, provate a partire con 0,1 metri al secondo oppure con 10 metri al secondo, ok? Quindi cambiamo di unità di grandezza, a diminuire oppure ad aumentare il nostro valore iniziale. Vi renderete conto che in realtà, diciamo, al massimo riuscirete a fare un'iterazione in più in questo calcolo, ma non di più, ma non più di questo, perché vedete che di norma è la prima iterazione che vi porta vicini al valore vero, no? Vedete? Io ho fatto la prima iterazione, da 1 sono passato a 1,78, quindi una variazione del 78%. Una seconda iterazione, da 1 sono passato da 1,78 a 1,92, quindi una variazione di 0,2 su 1,7, quindi una variazione dell'ordine del 15%. 78%, 15%. Terza iterazione, sono arrivato a convergenza. Osservate che questo è caratteristico, questo è proprio caratteristico del diagramma logaritmico e quindi di una decrescita esponenziale dell'errore, no? L'errore va giù, io vado molto velocemente a convergenza, proprio per quella che è la struttura dell'abaco di Moore, oppure le formule che utilizzate, perché vi faccio notare che le formule, per esempio la Swam e Gemin, sono tutte formule che hanno un logaritmo dentro, chiaramente, quindi hanno la stessa caratteristica di convergenza dell'abaco di Moore, come è giusto che sia, perché poi sono rappresentazioni analitiche dell'abaco di Moore. Ci siamo? Bene, ci sono dubbi su questo discorso? Pare di no. Allora, diciamo, per concludere, vorrei assegnarvi un problema solo in apparenza più complicato. Si tratta sempre di un problema di verifica di una condotta. Consideriamo un sistema nel quale abbiamo un serbatoio a livello invariabile con una quota fissata. Allora, ragazzi, dire serbatoio a livello invariabile in generale vuol dire che il nostro sistema sta a regime in qualche modo, no? Quindi al solito, sono le nostre solite condizioni di moto permanente. Bene, da questo serbatoio si riparte una condotta che presenta un gomito con una deviazione di un angolo alfa e poi sbocca liberamente in atmosfera. La quota del serbatoio rispetto all'imbocco della condotta è H. La condotta ha lunghezze L1 L2, ok, essendo trascurabile la lunghezza della nostra curva rispetto alle altre due. Le caratteristiche del sistema sono: H è pari a 5 metri, L1 è uguale a 50 metri, L2 è uguale a 7 metri, l'angolo di deviazione alfa è uguale a 45 gradi, il diametro unico della nostra condotta è pari a 250 mm. E la nostra condotta è in ghisa, in buono stato di conservazione. A che mi serve sapere qual è il materiale della condotta? Mi serve per assegnare il valore della Y.
Allora, mi pongo il problema di determinare la portata che defluisce nella mia condotta, che mi sto ponendo un problema di verifica, e mi pongo il problema di disegnare la linea piezometrica e la linea dei carichi idraulici totali per questo sistema. Ricordate le definizioni piezometriche e linea dei carichi idraulici totali che abbiamo già introdotto. Ovviamente vorremmo disegnare anche piezometriche e linea dei carichi idraulici totali per questo sistema. La piezometrica per inciso ci sarà utile anche per conoscere le pressioni che avremo sezione per sezione della nostra condotta. Allora, ovviamente la soluzione di questo problema è relativamente semplice e simile a quella del problema che abbiamo visto in precedenza, salvo ovviamente un'opportuna scrittura dei carichi idraulici nella sezione d'ingresso e nella sezione d'uscita. In particolare vi faccio notare che il carico idraulico nella sezione d'uscita è caratterizzato dalla presenza di un'altezza cinetica, perché ovviamente in uscita noi non abbiamo lo sbocco conservatorio di grandi dimensioni, quindi abbiamo ancora una velocità, quindi abbiamo anche un'altezza cinetica che andrà ovviamente opportunamente portata in punto del nostro problema. Ovviamente potete pensare di impostare il problema alla stessa maniera di quello che abbiamo visto in precedenza, salvo ovviamente caratterizzare opportunamente quelle che sono le specificità di questo problema, con particolare riguardo a quelle che sono le perdite di carico localizzate che nascono a causa dei fenomeni localizzati che ci sono in questo schema. Bene, vi lascio con un altro spunto di riflessione. Che cosa succede? Come potrei fare ad incrementare la portata che defluisce, per esempio, nel sistema che abbiamo visto sopra, ma anche in quello che abbiamo visto sotto? Cioè, poniamoci questa domanda. Noi abbiamo fatto il nostro calcolo di verifica e abbiamo determinato quindi la velocità media di portata che ci sta nella nostra condotta. Ora, a partire da questa velocità, abbiamo determinato anche la portata che definisce il nostro sistema. Ora, questa portata, fatto il nostro calcolo di verifica, non ci soddisfa, nel senso che noi abbiamo necessità di una portata maggiore di quella che è possibile far defluire al nostro sistema. Avete qualche idea su come incrementare la portata? Senza variare, quali sono i vincoli? Ottima domanda. Ovviamente dal punto di vista geometrico io ritengo di non modificare il mio sistema, no? Perché ovviamente una maniera per incrementare la portata a pari tutto è quella di aumentare il diametro della condotta, è abbastanza semplice. Ma noi non vogliamo incrementare il diametro, non vogliamo sostituire la condotta, perché magari la condotta invece di essere lunga 40 metri, come avevo scritto nell'esercizio che abbiamo là, è lunga 400 metri oppure 4000, quindi non è proprio il caso, no? Allora, diciamo, ci sono almeno due possibilità, almeno due modi nei quali porsi il problema. Una modalità è questa. Anzi, forse una domanda, atteso questo, la domanda è la corretta, cioè quali sono i vincoli? Possiamo avere un vincolo sui livelli dei serbatoi oppure possiamo non averlo. Nel senso che una modalità banale sarebbe quella di aumentare il livello del serbatoio A, oppure quella di abbassare il livello del serbatoio B, perché vi rendete conto che aumentando il delta carico è chiaro che aumenta la velocità e quindi la portata. Ci siete? Bene, questa cosa può essere possibile e quindi il sistema funziona, ma potrebbe non essere possibile. Se questa cosa non è possibile, cos'altro posso fare? Prendi.
Cioè c'è una maniera di aumentare il dislivello, il delta carico, senza aumentare, senza variare i livelli dei serbatoi? Devo applicare all'esterno un lavoro. Quindi devo avere una compressione. Devo avere qualcosa, devo avere una macchina che dà del carico in dado con la mia corrente. Quindi sostanzialmente devo avere una macchina che ceda potenza alla corrente, cioè una pompa. Una pompa cede carico idraulico alla corrente. Allora, per quanto riguarda il primo problema, vi pongo questo quesito. Determinata la portata, adesso siamo arrivati alla velocità, quindi possiamo determinare la portata, determinare che potenza deve avere una pompa che mi consenta di incrementare la portata così calcolata del 50%. Ho calcolato una portata di 100 litri al secondo, la voglio portare a 150. Secondo problema, la portata che sono andato a calcolare non mi soddisfa, non perché è troppo poca, ma perché è troppa. Diciamo, non mi piace perché è troppa, perché questa è una condotta per petrolio e passano 70 litri al secondo, mentre ne devono passare 67, no? Prima che il petroliere si innervosisca devo trovare un sistema per ridurre la portata. Come posso fare a ridurre la portata? Posso diminuire il delta carico, ma se il delta carico non lo posso diminuire perché ho dei vincoli geometrici che me lo impediscono, cos'altro posso fare? Che fa la valvola? Questa è una risposta classica. Una valvola è un oggetto che introduce una ulteriore perdita di carico localizzata. Per cui che cosa fa? Toglie di mezzo un pezzo del carico. No, togliendo di mezzo un pezzo del carico disponibile fa sì che la mia portata diminuisca l'ora assegnata. Pertanto il secondo quesito che vi pongo sempre sul primo problema è determinare quanto deve valere la perdita di carico localizzata da introdurre attraverso una valvola, sale cinesca, una strozzatura, quello che sia, per ridurre la portata del 50%. Quindi adesso non la voglio più incrementare del 50%, la voglio ridurre del 50%. Che strozzatura dovrei metterci? Bene, lo stesso problema, una volta che abbiamo risolto il secondo esercizio, ce lo poniamo anche per il secondo esercizio. Ovviamente vi renderete conto che le cose sono assolutamente analoghe. Va bene, ci sono dubbi? Va bene, allora noi ci fermiamo qui.